Buonasera. Buonasera a tutti, come ve la passate? Bene, grazie. Lei? Lei? Con buono talco. Maresciallo Service. Sì, calma. Quando c'è la battuta mi scappa da ridere anche a me. Si è presentato alla sua maniera, decisamente. E il maresciallo è un perno, è un pilastro della nostra trasmissione. Grazie a lui anche la nostra trasmissione ha raggiunto questo successo. Perché? Perché lui con la sua simpatia va nelle strade, incontra la gente, una battuta, una pacchetta sulla spalla, certo, e arriva certo. La notizia. Sì, ma io entro nei bar, i camerieri mi danno le battute e loro non se ne accorgono. I camerieri, nei bar? Nei bar. L'altro giorno entro in un bar, un cameriere fa: salve maresciallo, cosa le posso offrire? Ho detto: guarda, ho già preso tutto. Ma si prende una vodka? No, gli ho detto, la prendiamo un'altra vodka. Sì. No, lo dica. Un'altra vodka. Ha preso un'altra vodka. Ma allora non hai capito la battuta. Ma hai finito. Cioè... Odonto, ma che cavolo? Maledizione, con macchina maledetta, ti ho inventato e ti distruggo. Ne avevamo parlato all'inizio. Ti ho inventato e ti distruggo, maledetta! No, calma, calma. E lo spazientometro, è vero, l'ho inventato. Lo spazientometro, maresciallo, scusate. L'ho inventato il maresciallo Serpis in borghese, si è verificato un picco nello share, nell'indice d'ascolto. Cioè, non è un picco, è uno spicco, cioè praticamente nelle case quando la cosa non sta piacendo, le palle si gonfiano e poi si scoppiano. Sono dei sensori a vaga forma di palloncino. Cioè questi sensicoli si scoppiano. No, sono dei sensori. Insomma, qui non mi lasciate parlare, così. No, vabbè, lei deve dire le cose come stanno. Vabbè, io non me le ricordo esattamente con la parola scientifica e mi dico così. Vabbè, i nostri tecnici specializzati stanno sostituendo uno dei due sensori. Cercate di mettere i palloncini giusti, ragazzi, perché mi fate fare delle figure di cafolo. Perché a volte capita il palloncino debole che si gonfia un fianco, così. Beh, capito. Qual è il successo della nostra trasmissione? Il successo della trasmissione è che non c'è pubblicità dentro. Oh. Avete visto per caso pubblicità? No. Ma da dove stai arrivando tu? Pubblicità non ce n'era fino adesso. Perché il signor Dalmaso, quello che vende strumenti a Cagliari in via Cuggia, ha detto: non dite che mi chiamo Dalmaso e non dite che vendo strumenti a Cagliari. E noi siamo educati, non lo diciamo. Anche se è più forte in Sardegna, me l'ha detto lui. Ecco, a questo punto c'è una clausola contrattuale, il nostro sponsor non vuole che essere nominato mai. Gli avevo preparato anche la canzone: Dalmaso, ti do un pugno al naso, ti faccio uscire sangue dal naso, cioè c'era una canzone. Carina, ma non la possiamo cantare, questo è il problema. Maresciallo, un altro aneddoto, via, adesso la seguo. Allora, entrare in un altro bar, trovare un cameriere che ti dice: salve maresciallo, oggi le offro un amaro. Ho detto: guarda, ne ho già preso uno prima, ma se lo prenda. Ho detto: ma sì, dammelo, tanto un amaro lava l'altro. Questo è molto carino. Cioè, prenda un amaro, no? Lasciami ridere, poi male. Ha finito. Allora, dicevo che prenda un amaro, no? Dice: sì, tanto un amaro lava l'altro. Guarda che fai scoppiare lo scogliometro. Lo spazientometro. Lo spazientometro, scusate. Scusa un po', non c'è bisogno che tu gliela spieghi alla gente, perché la gente l'ha già capito. Maledetto, disgraziato, sensicolo della miseria. Sei sensore della miseria. Ma non è possibile. Maresciallo, io la ringrazio per essere intervenuto. Pazienza, lo spazientometro ha decretato un altro picco. Probabilmente lei stasera non risulta molto... Sì, dopo due dopo due spazientonate bisogna andare via. Mi dispiace, maresciallo, vada ancora per le strade. Vada a cercare notizie per noi. Per Gnazio. Vi interessano notizie fresche? Sì. Freschissime. Ve le toglierò, ve le porterò a proposito a costo di togliere dal frigorifero. Grazie maresciallo, grazie ancora. Attenzione. Arrivederci, buona cari. Maledetto. Che potessero squarterare a te e a tua mamma. Beh, allora.